Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Raul Bova ed il momento buio che ha dovuto vivere nella sua vita. Ne ha parlato l'attore, con la rivelazione nel corso di un'intervista. Tra gli attori più amati dal pubblico femminile, ed ovviamente non solo, ricopre un ruolo di assoluto spessore e uno di quelli che ha saputo mostrare al pubblico di essere tutt'altro che soltanto un sex symbol. E così Raul Bova è diventato in breve tempo un vero e proprio beniamino del telespettatori, ed in generale di coloro i quali hanno avuto modo di ammirare le sue performance anche in altri contesti. Dal cinema al teatro passando, ovviamente, per la televisione. L'essere versatile è stata una chiave vincente per Bova, che ha saputo così arrivare a tante persone sfruttando anche contesti molto diversi tra loro. Non ha mai perso, va detto, quel fascino che lo contraddistingue da sempre. Raul Bova, appunto, sono pochi gli attori che possono vantare lo stesso appeal di Raul, proprio perché nel suo caso stiamo parlando di un personaggio che ha sicuramente mostrato delle doti attoriali importanti, ma che ha saputo anche giocare sul fascino che ne ha alimentato il carisma. Una formula vincente, quella trovata da Bova per entrare nei cuori di un pubblico che oggi è sempre più affezionato a lui. Certo, c'è sempre grande interesse anche sulla vita privata di Raul. Va detto, però, che ormai da tanti anni il gossip non trova terreno fertile con lui. La storia d'amore con Rocío Muñoz continua a gonfie vele, e i due si mostrano sempre molto innamorati. L'aver messo su famiglia, con l'arrivo delle figlie Alma e Luna, è stata un'altra chiave di volta per sigillare l'amore tra i due. Raul Bova, il momento buio della sua vita, ha raccontato tutto. Il successo di Raul è costruito anche sulla grande empatia che l'attore è riuscito ad instaurare con tutti quelli che amano seguirlo. La nuova avventura Don Matteo è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico. Bova si mostrerà in un contesto assolutamente inedito. Certo, anche la vita dell'attore non è sempre stata rose e fiori. È stato lo stesso Raul a raccontare tutto, nel corso di una recente intervista attraverso la quale ha spiegato, ai microfoni di apostrofo Vanity Fair apostrofo, qual è stato il momento più buio della sua vita. Lato spirituale? L'ho sempre avuto, però sicuramente la morte dei miei genitori e poi la pandemia, sono stati dei momenti molto bui per me, ha spiegato l'attore. Non sapevo come fare, come reagire, con la perdita di mia mamma ho barcollato, mi sono sentito solo sulla terra, la dura rivelazione dell'attore che proprio in Rocío e nelle sue figlie ha trovato grande forza. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.